Pure qua davanti, eccoci qua. Benvenuti, Conquistate il benvenuti. palco. Siete tanti, per la sezione poesia, per la sezione racconti abbiamo pensato fosse giusto dare un po' di spazio in più perché erano veramente tantissimi racconti. Abbiamo fatto molta fatica, insomma, a fare queste scelte, anche alle persone che... Tra l'altro voglio ricordare, questo è molto importante, che i racconti, i vostri sicuramente, anche le persone che sono arrivate nella finale, diciamo, della poesia, saranno pubblicati in un libro, come abbiamo fatto nelle edizioni precedenti. Vengono pubblicati appunto dei libri ogni anno dedicati alle opere più meritevoli del Green Book, ma oltre a quelli selezionati ci saranno diversi altri racconti, diverse altre poesie. Questo credo sia un'altra soddisfazione in più per coloro che partecipano. Allora, io direi di leggere i titoli delle persone, oppure facciamolo dire direttamente a loro con cosa hanno partecipato, così Esatto, li sentiamo. così si passano poi il microfono. Ok, vai. Roberto Fiorentini, Eremita. Tiziana Cecchini, Gli undici custodi. Del Rizzo Stefania, L'omino della sabbia. Emanuele Baciglieri, Onda Verde. Silvia Degani, Alessio, Il cipresso scrittore. Simone Martinotti, Alla deriva. Wow. Allora, io faccio una cosa adesso perché poi faccio anch'io fatica a volte a ricordarmi tutto, eccole qua, non dovete vedere, non dovete sbirciare. Allora, diciamo che su sei ovviamente tre di voi riceveranno una menzione e gli altri tre invece saranno i primi tre classificati, saranno nella terna. Quindi questa volta per motivi anche tecnici daremo prima ovviamente le menzioni e poi faremo scendere magari i tre partecipanti e lasceremo solo i tre, proprio la terna dei finalisti. Per cui prima poi farò leggere praticamente insomma, i vincitori a Raffaella. La prima che io cito, insomma, e riceverai una medaglia oltre al diploma è Tiziana Cecchini con gli undici custodi. Quindi facciamo un applauso. Diciamo che sei arrivata quarta, ecco, nel senso vi abbiamo classificato tutti e tre quelli che sono qua in quarta in posizione. Eccoci qua, un applauso. E poi abbiamo sempre una menzione speciale per alto merito narrativo per il racconto Alessio, il cipresso scrittore, a Silvia Degani. Complimenti. Poi abbiamo, sempre con una menzione speciale per alto merito narrativo, Roberto Fiorentini con il racconto L'Eremita. Eremita, scusa. Eccoci qua e complimenti. Vi ringraziamo tantissimo e ringraziamo anche tutte le persone che hanno partecipato e anche i giurati che con i racconti erano tantissimi, hanno fatto un lavoro abbastanza intenso e abbiamo trovato mediamente dei voti molto alti. Devo anche dire che sia nella sezione poesie, quindi quella che vedremo fra poco, e nella sezione dei racconti abbiamo avuto tanti autori a un'incollatura, per cui chi ha vinto, non vi diciamo i numeri perché non è corretto, ha vinto di pochissimi punti. Noi praticamente, anche per spiegarvelo, diamo cinque categorie ai giurati, così sapete un po' come funziona, cinque categorie a ogni giurato per ogni tipo di racconto, con una valutazione da 1 a 10. Ovviamente ci raccomandiamo di non dare quasi mai l'1 o il 10 se non ci sono delle motivazioni particolarmente meritevoli e soprattutto di non essere troppo cattivi nella valutazione. Quindi alla fine avere con tanti giurati così tanti punteggi, avere veramente poco distacco vuol dire che i lavori erano molto alti da parte di tutti, anche di coloro che magari non sono qua questa sera. Quindi complimenti ancora, vi ringrazio. Grazie.